Ciao Vaz, ci sono voluti 6.000 anni, ma dopo avermi sentito nominare Good Omens mille milioni di volte, finalmente adesso possiamo parlarne nella sua versione serie TV. Io onestamente avevo smesso di crederci, perché erano anni che Good Omens era fermo nel cosiddetto development hell, per cui si cercava di farlo diventare realtà, film o serie che fosse, e niente, nessuno ci riusciva, neanche Terry Gilliam. E poi arriva Amazon Video e ce ne fa 6 episodi, e quindi la domanda clou dovrebbe essere: è valsa la pena aspettare così tanto? Secondo me sì, perché come al solito amo fissarmi sulle cose che funzionano. Good Omens è un libro straordinario scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett, è uscito nel 1990 e quando nel 2003 la BBC ha fatto una specie di sondaggio che si chiamava The Big Read, Good Omens si è piazzato al posto 68. È la storia dell'avvenuta della fine dei tempi. Sciaguratamente è il momento di far nascere l'anticristo, di lei ad 11 anni si tratta di fare la guerra definitiva che finirà tutto quanto. Il problema è che nel frattempo, nei 6.000 anni trascorsi a conoscere l'umanità e la Terra, un angelo e un demone, rispettivamente Aziraphale e Crowley, si sono affezionati molto al mondo e sono un po' seccati di doverlo veder finire. I due decidono di fare il possibile per sabotare il piano. Questo è stato un insert necessario perché, come sempre, mi dimentico di fare dei riassunti di trama. La prima ragione per cui tutto funziona, secondo me, è il cast, e ovviamente su tutti Michael Sheen e David Tennant, ma anche quelli dietro la camera da presa danno veramente del loro meglio. Tutti gli episodi sono scritti da Neil Gaiman e questo, secondo me, si sente un po' nella scrittura, cioè il bilanciamento che il libro trovava nella voce di Neil Gaiman e quella di Terry Pratchett qui purtroppo forzatamente è sbilanciata. È tutta diretta da Douglas McKinnon, che ha diretto The Abominable Bride di Sherlock, per il quale secondo me ha preso un Emmy. Poi ha diretto 2 episodi di Dirk Gently, quello nuovo, e poi ha diretto un po' di Doctor Who, in particolare Listen, che è un episodio dell'ottava stagione che a me è piaciuto da morire. La musica, dunque, per la canzone finale ci si avvale di Tori Amos, che probabilmente sai essere un'amica di Neil Gaiman. Tutto il resto è scritto da David Arnold, che ha composto anche colonne sonore indimenticabili, tipo di nuovo quella di Sherlock, tutto quello del nuovo Bond, insomma quello con Daniel Craig. Ha fatto la colonna sonora di Hot Fuzz e sta lavorando a quella di Dracula, la miniserie sempre Gatiss Moffat, che a quanto pare, secondo IMDb, è classificata come filming, cioè la stanno facendo adesso. È una serie che si muove con grandissimo amore, io credo, nei confronti del materiale di partenza, tanto che ci sono dei pezzi dove non si parla neanche di fedeltà, cioè ci sono dei monologhi che arrivano dritto, paro paro dal libro, spesso recitati da Frances McDormand, che fa una specie di voice over facendo la voce di Dio. A me, devo dirti, è piaciuto, è stata una binge accidentale, nel senso che non volevo consumarmelo tutto, un po' perché ero cauta dopo American Gods, e un po' perché volevo genuinamente godermelo allungandolo il più possibile nel tempo, e poi invece eccoci qua. Certo è Era meglio il libro. che forse facendo l'acronimo potrebbe diventare una nuova serie di video, tipo Emil, episodio 1, L'Hobbit. Vabbè, allora dicevamo, il cast, ripeto, è azzeccatissimo, ci sono nomi enormi e alcuni sono un po' delle sorprese, quindi non so se te le voglio dire, però tutto secondo me scompare nella luce accecante del rapporto tra Crowley e Aziraphale. Il discorso della fedeltà rispetto al libro, secondo me bisogna fare qualche piccola postilla, cioè in un modo secondo me piuttosto simile a La Guida Galattica, è un paragone che ho visto anche su Wired, forse anche sul New York Times. Beh, insomma, c'è intanto questa intrinseca inglesitudine di entrambe le storie e una certa tendenza a non necessariamente perdersi, però andare via per delle tangenti che magari non sono essenziali allo sviluppo della trama principale, ma che aiutano molto nel comporre il mondo da cui germoglia la storia. Ecco, questo secondo me è l'elemento che scompare di più nella trasformazione, che come al solito in un adattamento ci sta, succedono, bisogna fare dei cambiamenti e dei cambiamenti qui ce ne sono. Ci sono delle aggiunte e ti dirò che io mi sono trovata d'accordo con quelle che mi sono segnata, quelle che ho notato, e poi ci sono stati dei sacrifici da fare e lì mi è dispiaciuto. In più ci sono alcune cose che scritte, e in particolare scritte con quell'incredibile mix di due stili, funzionano meglio
di un copione, un voice over, una serie di battute. Secondo me lo riconosci, e non credo sia soltanto perché mi ricordavo del pezzo del libro. Hanno proprio una, come una cadenza. Ripeto, che tu abbia letto il libro o no, ti dici, ok, voler conservare la voce del materiale di partenza, però non so se la cosa sia riuscita del tutto. Questo video è principalmente spoiler per quanto riguarda la serie, anche se secondo me c'è un'osservazione da fare sulla storia di Good Omens, quindi la storia in generale. Il punto non è necessariamente lo svolgersi della trama, cioè non è l'esito del problema cruciale, l'elemento di punta di Good Omens. Nel senso che la risoluzione finale, apocalisse sì o no, non è la domanda che ti porta avanti nelle pagine e non è neanche quella che ti porta avanti negli episodi. E a parer mio, la cosa che più di ogni altra ti porta avanti per gli episodi è il rapporto tra, di nuovo, Crowley e Aziraphale. Questa è una delle quattro principali differenze che mi sembra di aver rilevato tra il libro e la serie. Nel libro, Crowley e Aziraphale non dico che siano tangenziali, però non sono neanche i protagonisti assoluti, cioè nel libro saltano fuori qua e là. Qui il loro rapporto in particolare è il centro focale e la serie ne guadagna molto, io credo, anche perché gli interpreti sono perfetti. A me piace tantissimo Michael Sheen, mi è piaciuto credo in tutti i ruoli in cui l'ho visto, incluso quando faceva il patriarca dei Volturi, quindi ecco, mi piace, sono un po' di parte nei suoi confronti e qui l'ho trovato veramente emozionante. La serie decide di pigiare l'acceleratore sul discorso bromance tra i due e anche questo a me è piaciuto moltissimo, e c'è quella battuta quando quando Crowley gli offre un passaggio e Aziraphale risponde no, tu vai troppo veloce per me, e ti rendi conto ovviamente di quanti livelli ci siano sotto questa frase. Per me è commovente. Crowley mi ha ricordato tanto quando Tennant faceva il fantasma del Natale presente, anche il modo in cui si muove proprio mi è sembrato quell'aria da rockstar maledetta e affascinante. L'unico difetto li guarda, vabbè, no, dopo l'elenco dei me e dei yei. Se in alcuni casi la serie decide di dirti che sono successe delle cose piuttosto che fartele vedere, fa anche il contrario. Quindi quello che nel libro era raccontato del fatto che Aziraphale e Crowley avessero una conoscenza che è cominciata all'inizio dei tempi, qui la vediamo. È nell'episodio 3 e succede in pratica fino a metà dell'episodio. E non c'è la sigla prima, tra l'altro, per cui secondo me a livello quasi subliminale ti tiene un po' sospesa tutta questa rievocazione, perché naturalmente li si vede attraversare un sacco di tempi e luoghi diversi e i loro look cambiano di conseguenza, perché ovviamente tutto il punto è che i due, l'angelo e il demone che erano stati mandati sulla terra per portare avanti i piani dei loro superiori, a volte grandi piani, a volte ineffabili, si sono trovati ad affezionarsi molto alla terra e l'uno all'altro, e vedi crescere entrambe le cose insieme. Tra l'altro mi ha fatto ridere perché nel libro Crowley ha i capelli neri, qui, se vogliamo sospendere l'incredulità, volendo, Ten finalmente ha i capelli rossi, finalmente the Doctor is ginger. Ci sono anche dei momenti in particolare con Aziraphale in cui nel libro c'era una vaga profezia di Agnes Noether, cioè quindi non veniva detto necessariamente quali profezie lui stesse leggendo, ma c'era comunque il dettaglio della tazza di cioccolato caldo. Nella serie si decide di andare un po' più vicini nel dettaglio e quindi la profezia riguarda effettivamente quello. Un'altra differenza non l'ho tanto beccata io quanto l'ha detta Neil su Twitter, parlando di un incidente che succede durante l'11° compleanno di quello che erroneamente Aziraphale e Crowley pensano essere l'anticristo, per cui accidentalmente una colomba rimane dentro un trucco di magia troppo a lungo in una manica e muore. Nel libro era Crowley a riportare la colomba in vita e invece nella serie è Aziraphale. C'erano problemi pratici proprio di piazzamento spaziale, però i fan più accaniti e più attenti si erano già sollevati in quel momento lì. Come nel libro ci sono sempre i Queen in macchina, però non viene spiegato perché. E questo è uno di quei casi in cui un breve voiceover sempre di Frances McDormand, secondo me non sarebbe stato a sproposito. I momenti in cui vediamo la loro relazione crescere nel tempo
In alcuni casi ti accorgi che ci sono state delle scelte di budget da fare, però ho letto in particolare quanto gli è andata fatta bene di poter girare effettivamente nel Globe. Solo che avevano 5 ore, quindi non si poteva far succedere quella scena in un momento durante una rappresentazione di successo per cui tutto il teatro doveva essere pieno di 500 comparse, e allora invece si è scelto di farlo nel teatro vuoto in pratica. Tra l'altro, sempre nella fase in cui vediamo Aziraphale e Crowley che si conoscono, in realtà è effettivamente il momento in cui si presentano, c'è un breve dialogo che secondo me racchiude tutti quei momenti in cui il libro si lasciava andare anche a profonde riflessioni filosofiche. Cioè, esiste il bene assoluto, esiste il male assoluto, il momento in cui i due si interrogano: io sono un angelo e potrei aver fatto una cosa cattiva, io sono un demone e potrei aver fatto una cosa buona, ups. Speravo che queste circostanze si ripetessero più spesso nella serie, invece secondo me vanno un po' scemando da quel punto in poi. Ma perché, ti ripeto, il discorso delle tangenti è quello che più difficilmente si traduce. In più, se nel libro si trovava questo equilibrio incredibile tra le due voci di Neil Gaiman e di Terry Pratchett, nell'adattamento forzatamente questa bilancia è sbilanciata, è fuori equilibrio perché l'ha scritto solo Neil Gaiman, anche se per tanti elementi ha detto di essersi affidato anche a un sacco di appunti che lui e Terry Pratchett si erano fatti per un ipotetico sequel di Good Omens. In particolare è da lì che arriva Gabriel. Gabriel nel libro non c'è, o quantomeno c'è un accenno. A un certo momento Aziraphale sta parlando di se fai troppi miracoli, poi non vorrei mica, insomma, avere il fiato di Gabriel sul collo. Per cui viene fatto un rimando al volo al fatto che Gabriel sia l'autorità a cui si rifà Aziraphale. Però nella serie questo ovviamente ha molto più spazio, è un ruolo molto più ampio, e a me piace tantissimo quando Jon Hamm fa i personaggi un po' ironici, un po' scioccamente stupido, anche quando aveva quel cameo in Parks and Rec. Secondo me lui è molto bravo, ha degli ottimi tempi comici. E anche qui fa questo arcangelo che è convinto di essere, come si suol dire, le ginocchia delle api, cioè la seconda cosa migliore al mondo dopo il pane con le olive, salvo essere un incapace nel camuffarsi con gli umani. È fondamentalmente uno di quei boss miopi con un comportamento molto da quintessenza americana, cioè adesso arrivo io e dico io a tutti come si fanno le cose. In più funziona per quello che è il terzo grosso cambiamento, cioè cosa succede dopo l'apocalisse. Nel libro, quando effettivamente Adam ferma la fine del mondo con un trucchetto che però nella sua semplicità funziona alla perfezione, i ricordi di tutti iniziano ad annebbiarsi e quindi li trovi il giorno dopo che non hanno ben chiaro cosa sia successo. Invece qui, secondo me saggiamente, si è scelto di tenere la bomba accesa, naturalmente nelle forme di Gabriel da una parte e di Beelzebub dall'altra, per cui le autorità dell'uno e dell'altro questa guerra la volevano e quindi adesso vogliono prendersela con i due responsabili di questo fallimento. Quella secondo me è stata veramente un'ottima idea, un po' perché di nuovo l'esito dell'apocalisse non è il punto focale, ironicamente, di Good Omens. Cioè, secondo me non ti interroghi mai, sta a vedere che finisce veramente tutto quanto. Quindi per me è stata un'idea molto saggia mettere le fish tutte su un'altra casella. Forse non si chiamano caselle. Se da un lato io ho apprezzato tanto questo discorso di mettere Crowley e Aziraphale assolutamente al centro della storia, secondo me tutte le altre storie ne soffrono. Nonostante il cast sia buono, anche se secondo me a volte i bambini non sono proprio al top, ma ci sta perché sono dei bimbi, io mi sono trovata ad aspettare le scene dell'angelo e del demone rispetto a tutte le altre, anche se la storyline di Shadwell e di Newton Pulsifer nel libro era una delle parti che amavo di più. L'altra differenza, facciamo che la metto nei mes. Allora, i mes per me sono stati, allora, alcuni degli effetti. Io ti confesso, non ho un gran problema con gli effetti un po' scrausi alla Doctor Who, però qui alcuni sono veramente scrausi. Io ho deciso di ascriverli al discorso dell'ironia del materiale d'origine. Quindi ci sono questi momenti con dei serpenti che fanno un morphing che sembra il 2001. Terribile. Anche le ali, insomma. Però, ripeto, ho deciso di non fissarmici sopra. Quello su cui uno non può fare a meno di fissarsi sono le lenti. Me l'avrai sentito dire 50 miliardi di volte, ma
Io non capisco se possono evitarlo perché mettano le lenti agli attori. Nella maggior parte dei casi trovo che li rendano meno espressivi, risaltano tantissimo, sono innaturali, in particolare quelle di Jon Hamm, io non ho capito il punto. Quelle di Crowley, vabbè, secondo me ci sono dei momenti in cui gli hanno anche allargato gli occhi, vero? A volte non sembrava un po' un filtro di Snapchat. Meno male che per la maggior parte del tempo ha gli occhiali, quindi a posto. Gli altri cavalieri dell'Apocalisse sono stati un taglio necessario, a quanto ho letto per questioni sia di tempo che di budget che di fattibilità. Mi è dispiaciuto, però forse potevano rientrare in quella categoria delle tangenti di cui pur malvolentieri ma si può fare a meno. Gli Yay, ne ho uno in particolare a livello visivo, che è l'ingresso dell'uno e dell'altro al paradiso e all'inferno, quel momento delle due scale con l'effetto a specchio. Magari è già visto, però non mi è dispiaciuto. Quanto a cose già viste, l'umorismo di Good Omens è uno dei punti più magici di tutto il libro, ovviamente. Nella serie non so quanto funzioni, tipo, c'è quel momento all'Arca dell'Alleanza, no? E la battuta che fa Crowley è molto ovvia e prevedibile. Io quasi avrei preferito che invece dell'unicorno ci fosse un nome che capisci essere di una creatura, ma che non sai cosa sia, perché non è sopravvissuta ovviamente, no? È pur vero che in quella scena lì c'è ancora un po' quel discorso del bene e del male, visto sotto l'ottica complicata e complessa e profonda che ha anche il libro, quindi comunque io quella scena lì la salvo e come. Mi è anche piaciuto il modo in cui effettivamente, adesso che ci penso, anche i punti di satira e di critica dell'organizzazione religiosa passa nella serie, tipo l'ordine delle Chattering Nuns. In altri momenti il ritmo secondo me viene inutilmente allungato, tipo quando c'è la scena dello scambio dei bambini, secondo me non c'era bisogno di vendercela in modo così complicato, cioè anche tutta la faccenda delle tre carte, vabbè, non ho ritenuto necessario quello stacchetto che anche visivamente non era a parer mio sta gran idea. Alla fine, tutti in coro secondo me, sempre rimanendo nel panorama era meglio il libro. Questa è una serie divertente, è una serie ben fatta, è una serie che per quello che può porta in essere l'essenza di un libro ineffabile per certe cose. Ho un'ultima obiezione forse da fare, avrei preferito si chiudesse in modo più netto. In un mondo che adesso ha questa specie di casual vacancy, no? Con la fine di Game of Thrones, tutti stanno cercando, anch'io sto cercando, quale sarà la prossima grande cosa che ci attirerà tutti. Avrei preferito forse che Good Omens rimanesse questa singola perla, invece mi sembra che rimanga ben aperto il suo finale. Tutte le volte che c'è una frase piuttosto definitiva, dopo qualcuno ci appiccica per adesso. E se il cast, di nuovo, l'ho trovato veramente molto molto riuscito, vorrei che ci assicurassimo, dovesse esserci un seguito, che materiale ce ne sia. Adesso io non so quanto Neil e Terry si fossero scritti per il seguito e quanto aver spostato Gabriel dal seguito a questa prima stagione possa aver ridotto tutto quel materiale. In più c'è il problema Supernatural. Quando hai affrontato l'Apocalisse, come fai a fare una parte 2 dove le scommesse siano ancora più alte, dove sul piatto ci sia qualcosa di ancora più prezioso? Non lo so, perché non sono Neil Gaiman, e nonostante i momenti me di American Gods, che ci posso fare? Io di lui mi fido. Fammi sapere cosa ne hai pensato della serie di Good Omens, fammi sapere se invece te ne stai bene alla larga perché magari sei talmente fan del libro che non vuoi neanche rischiare di veder tolto quel dettaglio che a te piaceva tantissimo. E se hai visto la serie senza aver letto il libro, intanto secondo me non incappa nel rischio American Gods, cioè vabbè che la storia è molto lineare, cioè Good Omens non ha i segreti che la storia cerca di tenere dal suo spettatore. Quindi magari il paragone già per questo non ha senso, però secondo me non è uno di quei casi in cui, non avendo letto il libro, non capisci o non percepisci alcune cose. Non mi sembra che possa travolgerti di informazioni, ecco, che non sai piazzare se non hai la linea guida del libro. Ciò detto, ripeto, se hai visto solo la serie, io ti consiglio caldamente, come forse ho fatto per tutti i 6.000 anni fino ad adesso, di leggere il libro. Questa è sicuramente una serie con cui ti consiglio, che ne so, magari una bella binge per il weekend. Io adesso fermo qua e inizio a parlare di Black Mirror. E io non ho una faccia da poker, quindi lo sai già che cosa ne ho pensato.
Comunque, intanto grazie se sei arrivata fin qua in questo video che temo essere lunghissimo. Tutti i contatti possibili sono nel box, aspetto di sapere la tua nei commenti. Ti abbraccio e se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!